Popoli Terme è al centro dell'attenzione per l'installazione dei nuovi autovelox lungo la strada statale 5 Tiburtina Valeria. Questa decisione, presa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Dino Santoro, mira a migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti. A spiegare le modalità di installazione e di loro funzionamento, il comandante della Polizia Locale di Popoli Terme, Mario Villa. Abbiamo installato già da un po', diciamo, tre apparecchi per quanto riguarda il controllo elettronico della velocità istantanea e sono stati installati sulla SS5 di Burtina Valeria e l'intenzione dell'amministrazione è quella di ridurre il tasso di incidentalità e quindi far moderare la velocità agli automobilisti che transitano su questa strada. E il servizio sarà attivato entro il mese di luglio e sarà in modalità presidiata, non saranno attivi H24 al momento. Ci sarà la polizia locale nelle vicinanze dell'apparecchiatura, solo in quel caso l'apparecchio entrerà in funzione. Gli apparecchi sono stati messi sia all'entrata che all'uscita di Popoli e all'interno del centro abitato, e, diciamo, sono punti strategici intesi come punti particolarmente pericolosi.